diciamo che ce la metteremo tutta, tutti siamo tutti insieme, chiaramente vorremmo fare un grande risultato, dipende molto da voi, che insomma ci sosterrete poi il 15 e il 16 maggio, tanto l'associazione noi la conoscete, non ho bisogno di farla tanto lunga, di pubblicizzarla. Noi vogliamo vincere perché vogliamo far cambiare Siena e sono convinto che Franco Circuzzi la farà cambiare, perché ormai sono 3 anni che gli sto accanto e che ho, diciamo, sacrificato famiglia, un po' anche la contraria, qualcuno mi porta per bocca perché mi sono dedicato a questo progetto con Franco Circuzzi, ci tengo molto che lui faccia il sindaco di questa città perché lo conosco bene e se vi fidate di me vi dovete fidare anche di Franco Circuzzi, perché è una persona per bene, una persona che vuole cambiare le cose e che ha fatto una grandissima campagna elettorale veramente tra la gente, con temi importantissimi, mentre gli altri candidati, scusate se lo dico, ma hanno proposto pochissimo, quasi niente, basta leggere il loro programma elettorale. Quindi Franco ci farà cambiare tutti insieme, perché noi siamo senesi e vogliamo rivedere una città fruibile, sicura, anche con un po' di divertimento, perché no, perché per i giovani hanno bisogno. Quindi vi passo Franco, che vi voleva fare un saluto, io ci tengo molto della faccia. Innanzitutto vi ringrazio, sono molto contento di essere qui, voglio approfittare di questa occasione prima di tutto per ringraziare David Chiti e tutti gli amici dell'associazione Noi. È stato importante in questi anni, al di là della campagna elettorale, perché la campagna elettorale passa, ma le amicizie, i rapporti umani che abbiamo stabilito rimangono. Quello è il patrimonio più prezioso che ciascuno di noi si porterà con sé. Se io farò il sindaco, me lo porterò con me in comune, ci incontreremo per la strada, ci saluteremo, vi manderete in quel posto, quando vi manderete gli accidenti, ecco, ricordatevi che un giorno ci siamo conosciuti e siamo stati amici. Succederà, se farò il sindaco, se Davide farà il consigliere, che non vi accontenteremo sempre. Questo è abbastanza inevitabile, anche perché per accontentare questa città, che è una città al massimo livello, bisogna dare il massimo. È una città abituata ad avere una qualità della vita altissima, è una città abituata ad essere all'eccellenza su tutti i campi. Da qualche parte forse dobbiamo recuperare questo alto livello e questo è l'impegno che abbiamo preso in campagna elettorale. Penso che il luogo in cui ci troviamo è stato al centro della nostra attenzione, mi fa piacere essere qui in un locale storico della nostra città che la caratterizza. Sarebbe importante che ci fossero tanti locali così, nel senso di essere caratteristici di Siena, della sua storia e del suo modo di essere, di una città d'arte, di una città medievale. Dovremmo combattere anche categorie merceologiche che nel centro storico si sono insinuate, che non c'entrano niente, che hanno anche caratteristiche pericolose dal punto di vista delle risorse economiche che le sorreggono. Non ci sono tanti poteri da parte del Comune per poterlo fare, ma tutti quelli di cui disponiamo, a partire dalla destinazione d'uso degli edifici, li utilizzeremo per dare al centro storico la caratteristica che merita, che è quella di un sito UNESCO, che è così dal 95 e che merita di essere valorizzato. L'impegno sarà quello di sostenere le attività commerciali che ci sono, cercando di favorire un turismo migliore, più di qualità, meno aggressivo, meno impattante di quanto è stato in questi ultimi tempi. L'attenzione al centro storico parte anche da questo, dal fatto di attrarre su Siena un turismo migliore. Dovremo lavorare a un piano di marketing territoriale della città per vendere Siena sui mercati emergenti. In questi anni sono stati fatti degli sforzi, ma occorre fare di più, occorre avere un'agenda condivisa degli eventi, produrre più mostre, dare agli esercenti la possibilità di programmare la propria attività per tempo, spesso le mostre vengono rese note solo a ridosso degli eventi. Ci saranno 19 eventi il prossimo anno, che saranno le partite di Serie A, che la Robur ha appena riconquistato. Accanto a queste 19 partite ci metteremo anche degli altri eventi per abbinare nel fine settimana. Avanti. Macchine elettriche.
E niente, insomma, abbiamo tanti progetti per dare a Siena tutto il lavoro e l'attenzione che vuole. Io spero che ci siano dei consiglieri comunali radicati in questa città, che la conoscono bene, che possono dare al sindaco la tranquillità per attuare il programma. Davide è sicuramente uno di questi, voi lo conoscete bene. Io spero che gli possiate dare il vostro sostegno, perché sicuramente sarà un collegamento tra noi, sarà sicuramente uno stimolo, per come lo conosco sarà uno stimolo pressante. E quindi vi faccio veramente in bocca al lupo perché possa coronare quello che per lui è veramente un sogno personale. Ci ha dedicato tanta passione, è una persona disinteressata e questo è importante, perché lo fa veramente con trasporto e sono sicuro che vi rappresenterà al meglio. Grazie.